Ragazzi, benvenuti ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus, uno dei video che sta andando veramente, ma veramente molto forte sul mio canale, a grandissima richiesta, sono i costumi che ho sbloccato per ciò che riguarda Marvel Spider-Man. Naturalmente, come sempre, vi invito come sempre, proprio c'è un bel commento, un bel mi piace, un po' per soddisfazione personale, un po' perché sapete benissimo che sono un amante del genere, ho voluto sbloccare anche tutti i vari costumi dei DLC. Detto questo, ci andiamo a vedere quindi i costumi che sono usciti nelle varie espansioni. Nei vari DLC sono 10, sono senza potere e forse questa è una delle cose brutte di questa espansione perché ne sono uscite praticamente 3. Però ce ne andiamo a vedere con cautela. Detto questo, partiamo con il primo costume resiliente. Ve lo faccio vedere da vicino. È molto di effetto, però se lo guardate bene è una figata pazzesca, soprattutto la parte posteriore del ragno. Secondo me è uno dei più belli. È vero che forse non è che si sono tanto applicato sui colori, però dà molto l'effetto di tridimensionalità. Forse la parte di dietro che non è molto tridimensionale, però secondo me questo è un bel costume, uno dal mio punto di vista dei più belli. Certo, no, di effetto però non fa niente, anche se sinceramente a mio parere sono altri i costumi di effetto. Andiamo avanti e ci guardiamo il prossimo. Questo personalmente lo trovo abbastanza banalino, secondo me, perché poi non è niente di particolare. Fa un po' inglese. Ce n'era già, se non mi sbaglio, un altro. Comunque sto parlando del costume Spider UK. Infatti è United Kingdom, secondo me, è riferito a questo. Quello che mi piace di più è il ragno dietro, perché è molto tridimensionale, è un po' in sovrallievo e secondo me lo rende più figo, però. Per il resto, secondo me, non mi piace. Non mi piace soprattutto la parte delle scarpe, la parte dei piedi con questa striscia di dietro che non lo so, non mi fa impazzire. Andiamo appresso, anche perché penso che ce ne siano degli altri che sono più belli. Passiamo col suo costume Scarlet Spider 2. Non male. Mi dà l'impressione di essere un pochettino tipo da velocità. Non lo so, fate un po' vedere. Questo un po' effetto fa un po' evidenziare un pochettino troppo il pacco. Mi piace soprattutto anche la parte che hanno tipo disegnato con tutte le varie sfumature che sembrano anche a volte delle borchie. E la parte delle mani, se guardate bene, sembra tipo come se ci avesse tipo delle unghie, una roba del genere. Non è il mio preferito, però secondo me credo che rosso e nero con Spider-Man ci azzecchi veramente tanto. Quello che mi piace tantissimo sono gli occhi. Gli occhi così secondo me sono la parte più bella del costume. Detto questo, passiamo appresso. Non so per quale motivo premerò sempre indietro, ma non fa niente. Questo è un costume nuovo, Spider Armor MK1. Non so per quale motivo, ma quando leggo questi costumi mi viene sempre in mente Iron Man. Non so per quale motivo. A primo impatto vi direi non mi piace, però poi dopo, quando andate a vedere bene, non so se è fatto di colorazione o un fatto di originalità, è bello. L'unica fo cosa forse un po' negativa è che sicuramente il ragno dovrebbe esserci un po' in petto. Non so se lo riuscite a vedere, ma non è che si risalta tantissimo. È un costume un po' strano, tipo per esempio la parte delle scarpe, se guardate sembrano un po' scarpe da ballerino. È a pezzi, nel senso che la testa è molto bella, il tronco pure mi piace, però non si risalta veramente neanche un poco il disegno del ragno. Il colore, diciamo che forse questo potrebbe essere uno dei più bruttini, almeno per ciò che riguarda l'espansione. Passiamo presto e ci guardiamo Iron Spider Armor. Allora, che dire? Allora, gli occhi sono belli perché mi ricordano tantissimo quello di Cat, disegnati in questo modo. Dorato, non mi fa impazzire, secondo me è molto tradizionale, molto tranquillo. La parte di dietro sembra tipo una coccinella, non lo so, non credo che sia all'altezza. C'è una parte in petto che assomiglia un po' a quella di Iron Man, però la tuta di Iron Man è un'altra cosa, ma personalmente non ci azzecca proprio con Spider-Man, sono due personaggi completamente opposti, quindi non confondiamo.
Non male, ma secondo me non uno dei più belli e particolari, anzi, forse a livello di particolarità, l'unica cosa figa, almeno dal mio punto di vista, sono le luci, le LED sotto ai piedi, che lo fanno rendere un pochettino più diverso dagli altri, ma poi il resto, niente di che. Passiamo appresso. Secondo me questo è uno dei più belli. Mi ricorda un pochettino l'ultimo Spider-Man, quello che hanno fatto adesso il cartone animato, col Super Spider-Clan. È bellissimo, mi piace tantissimo il fatto del genere del cartone animato, lo hanno reso veramente perfetto. Se avrò la possibilità di farvi vedere anche qualche scena in combattimento, utilizzatelo perché è molto divertente. A livello di costume, come ho detto, di poteri non ci sta niente, una mazza, però non so perché, ma mi fa ricordare tantissimo i vecchi tempi cartoni animati. Questo secondo me è uno dei più belli, dei miei preferiti, ma parlo soprattutto a livello di originalità e non parlo a livello di estetica. Mi piace l'estetica, però secondo me perché hanno osato parecchio con questo costume e secondo me hanno fatto veramente bene. Mi piace soprattutto anche lo zainetto dietro col disegno del ragno. Detto questo, ancora insisto, ci andiamo a vedere anche il prossimo costume. Dovrebbero essere, sì, non sono tantissimi, ve l'ho già detto. Ci andiamo a vedere Heron Haikem Hermor. Sembra praticamente, ve l'ho detto, super irrobustito, una fortezza questo costume. È diverso, è molto diverso dagli altri perché se lo analizzate bene, i colori sono diversi, le scarpe sono veramente grosse, tipo la parte posteriore sembra come se avesse tipo dei jet. Secondo me sono proprio dei jet, perché danno questo effetto. Infatti da qui si percepisce molto di più che secondo me sono dei razzi da questa parte. Non male, diverso dal solito costume dell'uomo ragno, però secondo me lo hanno fatto un pochettino più robusto, ma più che altro più evoluto, forse moderno, non lo so. Non male, perché mi ricorda, ve l'ho detto, un pochettino Iron Man. Quel genere, magari se ci avessero fatto vedere qualche altra cosa sarebbe stato meglio. Forse il tronco non è tanto irrobustito, però secondo me non è un cattivo personaggio. Mi piace soprattutto il colore del blu, viola, non lo so, lo sapete benissimo qual è il mio problema. Allora andiamo avanti, ci vediamo. Costume Spider-Man Cyborg. Io forse avrei chiamato più quell'altro Cyborg che questo qui, perché a parte la parte dell'occhio, poi di Cyborg secondo me c'è veramente molto poco. Però mi piace tantissimo il braccio diverso, il braccio diciamo Cyborg. Va, quella è una figata pazzesca. Non mi piace per esempio la fasciatura che hanno messo alla gamba destra. Secondo me se ci metti un braccio di questa dimensione a sinistra non mi puoi mettere a destra una gamba fasciata. Vabbè, ma non è questa diciamo la cosa importante. Il costume non è niente di particolare, dà forse l'impressione di essere un costume ricostruito, anche se ci sono delle scritte che ho dei. Sì, credo che siano delle scritte, ma non si riescono a leggere comunque tanto bene. Il costume non è niente di particolare, diciamo, è più che altro il fatto di aver aggiunto un braccio bionico anche attualmente l'occhio che fa la sua parte. Non male, ma non è sicuramente uno dei miei preferiti. Passiamo appresso e ci vediamo a costume Ragno Verso. Questo è un costume strano, in che senso? Nel senso che se lo andate a vedere a primo impatto non vi dice niente. Secondo me è un incrocio fra il costume del cartone e il costume con i colori, naturalmente sto parlando, è quello tradizionale. È solo una questione di colori, di colorazioni, perché poi se lo analizzate bene non c'è niente di particolare. Sembra un po' quello dei vecchi tempi, però non male, anche perché vi dico la verità, io sono uno di quelli un po' nostalgico che gli piace tantissimo il disegno della ragnatela sul costume. E questo naturalmente credo che sia uno dei pezzi più forti di questo costume. Anche se dal mio punto di vista è fatto veramente in una maniera eccezionale. Guardate la ragnatela come si propaga per tutto il tronco, per il resto gambe sottili, polpacci sottili. Ragnatele anche sulle scarpe. Bello, bel costume. Passiamo presto e ci vediamo l'ultimo costume. Costume ragnatela. Fatto secondo me apposta un po' con giochi di parole. Questo personalmente non mi fa impazzire, avrei preferito sicuramente, cioè, o meglio, preferisco più quello di prima perché è più caratteristico. Sì, forse il disegno della ragnatela è un po' più 3D,
tridimensionale, dà questo effetto, però Ragnar si intravede e poi non lo so, mi dà l'impressione di essere uguale a quello di prima, però questo del futuro, quello un po' più del cartone, questo invece meno cartone, più umano. Non lo so, scrivetemi sotto nei commenti invece voi che cosa ne pensate, stipulate una classifica, magari ditemi qual è quello che può essere più bello o meno bello. Naturalmente come al solito vi invito a questo momento un pollice su, un commento, un mi piace. Ci vediamo se non possiamo video. Bye!